Eccoci, riprendiamo con un altro contributo nella cripta di San Marco, così vediamo un attimo la realtà, i danni che si trovano appunto dentro questa basilica, che sono i danni più evidenti perché sono sul pavimento, ma poi ci sono tutti gli altri che di conseguenza, prego. 10 novembre 2019 è arrivata l'acqua grande a Venezia. Piazza San Marco e la sua basilica sono state inondate. Ha riempito per 70 centimetri circa la cripta e questi sono tra i danni più gravi che l'acqua alta, l'ultima grande acqua alta, ha provocato. È un pavimento, ma questo si è fortemente aggravato, ha sommerso questo, ma è anche sgorgata dalla pavimentazione stessa, dai mosaici, spinta dal basso dalla forza idrostatica. Li togliamo ogni settimana facendo gli impacchi, questi sono cristalli di cloruro di sodio e sono lastre che hanno uno spessore minimo 3 cm. Tutte queste parti, questa è oramai ridotta, si può vedere a quasi la metà del suo spessore. La cosa inspiegabile è che a proteggere questo enorme patrimonio non c'è quasi nulla. Perché le barriere del Mose, l'opera pubblica costata quasi 5,5 miliardi di euro, da sole non proteggono la Basilica di San Marco. Qui a Venezia lo sanno tutti e l'ex sindaco Cacciari lo aveva detto chiaramente già a metà degli anni 90. I soldi sono andati tutti al Mose. È pazzesca questa cosa, vero? A me lo dice, ma era evidente che non poteva essere difesa. Molto semplice, perché se il Mose deve servire a difendere l'acqua alta San Marco, deve stare alzato sempre. È molto semplice, perché la Basilica di San Marco va sotto 70 centimetri. Mentre il Mose si alza solo se l'acqua è tra i 110 e i 130 centimetri. Per salvare tutta l'insula di San Marco ci vuole un altro progetto che a quanto pare ha bisogno di altri 40 milioni di euro, che però avrà bisogno di almeno 3-4 anni prima di vedere la luce. Ecco, Amerigo Restucci, la proiezione è giusta per arrivare all'isola? Spiego ai telespettatori, vuol dire l'isola dove c'è Piazza San Marco e tutte le varie edifici, palazzi, eccetera, sarà circondata da una sorta di diga, il meno impattante possibile, in maniera tale che l'acqua non arrivi dentro. Ecco, questo è il punto. No, no. E no. La previsione è giusta quella che dice il servizio? No, la previsione è giusta, solo che, ripeto, io tolgo i temi che sono stati trattati dal servizio, cioè dove si guardava soprattutto i danni delle acque alte, anche più recenti sul Nartece. E quindi, in attesa di questo, chi si occupa della salvaguardia della Basilica, si è visto il proto, ha deciso di fare questa opera con tutte le caratteristiche di analisi di queste lastre. Il resto, gli altri, sono altri problemi, la sicurezza della piazza nella sua totalità e poi anche questo ventilato Mose. Insomma, sono operazioni che si succedono e nel nostro piccolo si è detto, in attesa che ci siano altre cose che possono avvenire, il discorso che lei faceva su tutta l'isola della piazza e anche la Fersua che l'ha sottolineato, in attesa di questo progetto di queste lastre può evitare dei danni che sono anche quelli che nella loro quotidianità, cioè col fatto che si presentano con una certa frequenza, con la salinità delle acque, intaccano sempre di più quella preziosità che sono tutti gli elementi che caratterizzano la storia dei materiali e dell'architettura di questo edificio. Per chi ci ascolta, questo va detto, cioè un livello di informazione, in attesa che ci siano soluzioni che debbano salvaguardare io dico Venezia nella sua totalità, insomma, anche il resto del territorio, la Basilica ha cercato di tamponare queste aggressioni delle acque con questo progetto. Certo, non è una via salvifica definitiva, però può ridurre quelle che sono quelle aggressioni anche di acque alte che vanno dai 60 ai 70 centimetri. Qui mi fermo perché... Ma i veneziani abitano a Venezia, hanno attività a Venezia e
E allora Renzo Scarpa, come reagisce un veneziano che dice salviamo la basilica, mummifichiamo la basilica, però io non apro il negozio? Dico una cosa banale, oppure vado a perdere un palazzo importante perché non c'è solo la basilica di San Marco, c'è anche il Palazzo Ducale, ci sono tutti i palazzi, quindi che aspettiamo? Cioè, io dico sempre che non sono per fortuna non sono ingegnere, quindi non sono tenuto a dare giudizi tecnici sulle cose, sui progetti. Però il ragionamento politico e sociale è quello che lei sta facendo, cioè straordinaria la difesa della Basilica di San Marco, bisogna riconoscere alla procuratoria e ai procuratori il loro grande impegno, la grande attenzione, però dal punto di vista generale, sociale, cittadino, politico, quel progetto è assolutamente sbagliato. Per un semplice motivo, perché distingue i monumenti dai cittadini, fa una separazione, dà più valore, in questo caso giustificatissimo, eccetera, ma come visione generale dà più valore alle pietre di quanto ne dia ai cittadini in carne ed ossa. E siccome una città non può vivere senza cittadini, questo è un errore. Per questo ho detto prima che il livello di riferimento dell'acqua massima a Venezia deve essere 85, perché 85 è quel livello che consente di difendere i monumenti, le pietre quindi, e contemporaneamente difendere i cittadini. Se, perché vedete, si continua a dire l'acqua alta è uno dei motivi per cui c'è lo spopolamento, è fuori di dubbio, è stato uno dei motivi, chiaramente adesso ce n'è anche meno, ma continua ad essere uno dei motivi perché è dà un senso di precarietà, di pericolo alle persone. E quindi non un cittadino, una persona normale che ha anche famiglia, che ha responsabilità di famiglia, non sta in un posto, non abita in un posto che gli dà un senso di precarietà e di pericolo. Quindi, ripeto, Basilica di San Marco è il monumento mondiale, quindi non possiamo fare a meno di tutelarlo, ma dal punto di vista del segnale è quello che dicevamo all'inizio, che lei diceva, è il segno del completo fallimento della difesa di questa città, che o per quanto riguarda la salvaguardia, la legge di salvaguardia, o si difende tutta, compresa la laguna, oppure non la si fa, oppure la si sta perdendo, perché e in effetti dal punto di vista sociale questa città la stiamo perdendo, perché sta perdendo l'elemento fondamentale che è la sua vita quotidiana di tutti i giorni, al quale poi ci aggiungiamo tutte le altre cose, i turisti, la speculazione, gli errori politici, la mancanza di interventi, il fatto che, lo dico sempre, non esiste un documento negli ultimi 30 anni del Consiglio Comunale che parli di spopolamento. Non ce n'è uno. E come mai una città che ha perso i 2/3 della propria popolazione non si è mai parlato seriamente di come contrastare lo spopolamento? Ma lo agevola? Lo agevola la politica, sì, ma cioè mandare via i veneziani. Devono essere fissate delle linee politiche programmatiche che, indipendentemente da chi sarà il governo di questa città, abbiano come obiettivo il ripristino della vita normale di questa città, la garanzia della vita normale. Non è pensabile che ad ogni cambio di marea, come dicevo prima, a 90 centimetri si interrompono alcune linee di collegamento della città e i cittadini non possono più tornare a casa perché la linea che li portava, tentare di cambiare 2 o 3 linee di trasporto perché non riescono più ad andare nella loro isola. E quindi è la dimostrazione del fallimento, che ci arriviamo dopo
30 anni di discussione, 20 anni di applicazione e alcuni anni di lavoro attorno al MOSE, che è sempre, come diceva l'ingegner Di Tella, è sempre al 95-96% realizzato e invariabilmente mancano sempre 2 miliardi, adesso ne manca uno solo, ma manca un miliardo per realizzare, è possibile, manca sempre un miliardo. Il consorzio non paga le imprese? Allora io vorrei capovolgere un attimo la situazione. Si parla di cultura a Venezia, si parla di arte a Venezia, non si parla di chi ha fatto quella cultura e chi ha fatto quell'arte. È come parlare della Cappella degli Scrovegni e non citare Giotto, non ha nessun senso. È come citare, non citare Michelangelo e far vedere la Cappella Sistina. Cioè, la parte umana di quello che noi produciamo è fondamentale, rispecchia una costruzione mentale e culturale che è impensabile, ma soprattutto fatta in mezzo a una laguna dove non c'è nessun fondamento, non c'è una pietra, non c'è un pezzo di legno, non c'è nulla. È stato tutto trasportato dall'altra parte del mare, perché poi la parte, diciamo, le pietre bianche venivano dall'Istria, ma i pali, milioni di pali su cui sta questa Venezia, venivano qui dalle nostre montagne. Certo. E allora io mi domando perché si deve fare estinguere una civiltà. Prego, è semplice, avvocato. È semplice perché i prenditori ingordi sono tanti, e ripeto, sono veramente tanti. Non sono veneziani, sfruttano il nome di Venezia per i loro sporchi comodi. Abbiamo un sindaco dai mille conflitti di interesse che ha boicottato il referendum, che si fa bello di fronte al mondo con il nome di Venezia. Abbiamo una regione Veneto che ha competenze di vita e di morte sulla città, perché ricordiamolo, l'autonomia di Venezia dipende sostanzialmente da due enti, o dalla regione ai sensi della Costituzione o dalla legge del Rio che istituisce la città metropolitana. Cioè, se noi non ridiamo dignità e rappresentanza politica ai veneziani, gli interessi della città sono quelli dei prenditori ingordi, e i prenditori ingordi sono gli industriali di Marghera, i consiglieri regionali del Veneto, che sono la peggiore specie che io abbia visto di politici nella mia vita. Sono quelli con la pancia piena che vengono a Venezia, non la conosco, si fanno belli, prendono i soldi e non fanno nulla per la città e per i suoi cittadini. Ma questa è una cosa vergognosa, vergognosa, e dovrebbero ribellarsi i cittadini veneziani, ma i cittadini veneziani sono veramente pochi. Siamo una riserva indiana, ma rispetto agli indiani d'America, ai nativi indios americani, a cui è stato dato il casino un po' di soldi, a noi il casino l'hanno spostato in terraferma, e di soldi non ne vediamo neanche un casino abbiamo, perché lo hanno spostato. Adesso il già vicepresidente della giunta regionale Forcolino, che si dimise, adesso Forcolip si dimise per lo scandalo del reddito di cittadinanza, adesso gli è stata data la presidenza del casinò e il casinò è in terraferma. Quindi voglio dire, sono tutte questioni di affari personali, non c'è nessuna sensibilità da parte della politica regionale e nazionale per la salvaguardia non solo fisica ma civica. Certo. E quindi questo è veramente vergognoso. Quindi speriamo in un doge veneziano. Speriamo innanzitutto che intanto la via giudiziaria che abbiamo portato avanti, perché noi abbiamo vinto un referendum, hanno imposto un quorum per bloccare la divisione, perché ricordiamoci, loro hanno preteso che un progetto di legge di iniziativa popolare potesse
garantire la partecipazione degli elettori al 50+1%. Ricordiamo che le ultime elezioni amministrative in Francia ha partecipato un terzo degli elettori, con partiti e media che cercavano di indurre i cittadini a votare. Come si può pretendere che quattro gatti, come siamo noi, Renzo, potessero pensare di portare il 50+1% degli elettori al voto con un sindaco che ha fatto un astensionismo scandaloso, e ovviamente noi lo abbiamo anche denunciato, abbiamo fatto dei ricorsi, e come possono pretendere che, voglio dire, noi potessimo riuscire a fare questo? Dobbiamo portare avanti le azioni giudiziarie che abbiamo promosso, andremo avanti fino in fondo, esperiti tutti i mezzi ordinari di impugnazione di azioni in Italia, arriveremo alla Corte di Giustizia Europea, e credo che arrivando fino in fondo, fino alla Corte di Giustizia Europea, avremo finalmente un risultato plausibile, perché credo che l'Europa abbia molto più a cuore Venezia degli italiani o dei veneziani, o soprattutto della regione Veneto. Certamente. Che è la principale artefice del disastro veneziano, perché in 5 progetti di legge di iniziativa popolare i partiti, la partitocrazia italiana, l'ho sempre contrastato. Allora andiamo in un contributo che accompagna un po' il suo... Il numero 9. E che è il numero 9? 9, sì. Un progetto per Venezia. Capitale di sostenibilità? No, allora, no, allora Venezia capitale della sostenibilità è stata... Quello con Brunetta. Allora sentiamo i politici, sì. Allora, sì. No, te l'ho detto, appunto. No, allora, poi, contributo numero 10. La sostanza c'è già, basta solo metterla insieme. Venezia è la più antica città del futuro. E noi dobbiamo far tornare Venezia quello che era, la più antica città del futuro, come lo è stato nei 5 secoli della sua vita repubblicana, come lo è stata nel Novecento straordinario di Porto Marghera, come è la Venezia del Mose, la più grande opera idraulica della storia dell'umanità. Ecco, Venezia è già presente. Occorre che tutti questi progetti, fino all'idrogeno, nei distributori, diventino momento Venezia. Oggi c'è il momento Italia, ormai da tutti riconosciuto. Ecco, dobbiamo puntare al momento Venezia. E ci sono tutte le condizioni perché questo riesca, con la gente, perché senza gente non si fa niente. Beh, tutto dipende dalle risorse, però è pur vero che si può iniziare da subito con gli interventi, quelli che comunque le diverse istituzioni hanno già programmato. E dopodiché ovviamente la regia da parte della fondazione che andiamo a costituire permetterà poi di intercettare i fondi del PNRR e quindi del Recovery Plan. Il quadro economico di ogni iniziativa deve avere una sua assolutamente equilibrio, e poi devi agire. E agisci utilizzando le competenze e la tecnologia. Vale per Eni, vale per Enel, vale per SNAM, vale per Veritas e per tutti quelli che stanno agendo in questo modo, insomma, i pullman elettrici, il solo nautico per le barche green, l'idea di tornelli, la smart control room che è già efficace, non sono sogni, noi qui sogneremo in più. Poi l'idea che i generali ci dia anche la sede è un modo pratico per capire che c'è volontà vera di correre su queste cose, insomma. 5 miliardi di business, a Venezia e ai veneziani non arriverà nulla, ci sarà una speculazione di imprenditori milanesi, bresciani o dell'entroterra, e Venezia non avrà nessun beneficio. Questa è la storia. Dottoressa Ferczuk, che commento fa di questi interventi saggi del Brunetta, di Zaia e del sindaco? Devo dire che non sono molto d'accordo, nel senso che già sono partiti col dire che il Mose è una delle più grandi opere ingegneristiche. La vergogna degli ingegneri italiane. La vergogna. Beh, se lo dice Brunetta non c'è dubbio, dai. Poi? E poi tutta questa ripartenza di Venezia io non la vedo, ossia... Si riparte proprio dallo stesso punto in cui abbiamo lasciato Venezia prima dell'epidemia, e si riparte nella stessa identica modalità, tornelli,
turismo, aumento degli alberghi, seconde case, cambiamento di destinazione d'uso degli appartamenti e i veneziani che stanno sempre più declinando come popolazione. Noi in Italia Nostra pensiamo che si possa parlare di un genocidio culturale di Venezia, cioè è la cultura di un popolo che ha fatto questa grande città, questa grandissima basilica, e ha mantenuto questa meravigliosa laguna, che è la laguna più importante di tutto il Mediterraneo. In realtà questo popolo sta sparendo completamente. Tutti i discorsi che sento sono sempre legati all'economia, un'economia che viene come stesa al di sopra dell'esigenza dei veneziani stessi, che sono quelli di avere una vita normale. La vita normale che gli altri comuni dell'entroterra possono avere, per esempio Spinea Comune e noi tutto sommato no. Come dice Paolo Costa, il nostro ex sindaco, come disse che Venezia è un quartiere. Lo disse con una certa soddisfazione, però dobbiamo dire che è proprio così. Venezia non è più una città, è un quartiere. Come anche Mestre ha un diritto di essere una città compiuta, con le sue dignità, con la sua vocazione, che non è certo quello di Venezia, e invece è un quartiere e non è neanche rappresentato, diciamo, in città metropolitana. Quindi io vedo che il futuro di Venezia è molto buio, e il problema è sostanzialmente, anche per quanto riguarda la laguna, è culturale, nel senso che non si riconosce la specificità di Venezia e l'importanza della laguna e soprattutto la comunione di Venezia con la laguna. Si pensa sempre che siano due entità diverse, invece è un'unica entità, ha funzionato così dall'inizio dei tempi e deve continuare a funzionare, e invece per ora sono sempre altre le priorità sono il turismo nella città, il porto nella laguna, e invece il problema di salvaguardare Venezia e quindi i suoi abitanti e quindi la sua laguna è unico e va affrontato unitariamente. Questo non avviene da ormai parecchi secoli, da quando è caduta la Repubblica. Certo. Bene, allora passiamo adesso a un altro argomento che accompagna questo concetto di come viene deturpata Venezia con scienza e coscienza attraverso opere provvisorie che saranno poi definitive, perché fino adesso abbiamo visto che era questo. Poi entreremo anche sul costo del MOSE, perché non è vero che è costato 5,5 miliardi. No, anche di più. Molto di più. Abbiamo fatto un conto proprio rigoroso, l'ha fatto Tullio, e mi ha presentato il conto. Abbiamo presentato il conto. E io non sono svenuto, ma ci mancava poco. Va bene. Allora, grandi navi a San Marco, da San Marco alla Laguna. Contributo numero 7. Il transito delle grandi navi da crociera attraverso bacino di San Marco e canale della Giudecca a Venezia è ora ufficialmente fuori legge. Mercoledì è arrivato il via libera dalla Camera al decreto grandi navi, che è diventato legge. Con la nuova normativa si sono ridotte le dimensioni delle navi ammesse al transito. Si è passati dalle 40.000 tonnellate del decreto Clini Passera alle 25.000 tonnellate, con 180 metri di lunghezza e 35 di altezza. Ma intanto le navi continuano ad arrivare e si dovranno approntare gli scali temporanei individuati a Marghera, alle banchine Tiv e Vecon, a Fusina e alla banchina nord del canale nord, dove dovrebbe essere realizzato un nuovo terminal passeggeri. Il calendario degli approdi prevede fino al 31 dicembre l'arrivo di 31 navi. 18 faranno scalo al Venezia Terminal Passeggeri della Marittima, 10 al Terminal Traghetti di Fusina, 1 al Terminal Container Vecon
Marathon di Porto Marghera, mentre per altre due la destinazione sarà definita a giorni. 157 i milioni di euro stanziati per la realizzazione delle opere portuali. Di questi 65 milioni serviranno all'adeguamento dei canali, in particolare il canale dei Petroli da Malamocco Marghera, che diventa la nuova via di transito delle crociere in laguna. Per la gestione delle risorse sono stati attribuiti poteri commissariali speciali al presidente dell'autorità portuale, che dovrà allestire gli approdi provvisori a Marghera, che dovranno entrare in funzione entro la stagione croceristica 2022. È una soluzione dalle mille incognite. Innanzitutto, tutte le opere dovranno essere sottoposte alle valutazioni VIA e VAS. Si è pensato bene cosa significa far passare i giganti del mare per i canali dei Petroli? Il canale dovrebbe essere scavato ancora di più e a quali rischi si andrebbe incontro? Abbiamo visto quello che è successo pochi mesi fa nello stretto di Suez. Se una nave si mette di traverso in laguna, cosa succederebbe? Quanti rimorchiatori servono per trainare in sicurezza una grande nave quando tira il vento di bora e quanto costerebbe? Le due banchine TIV e Vecon potrebbero essere adeguate in circa 6 mesi di lavori, ma per la soluzione che permetterebbe più attracchi, la banchina nord del canale industriale nord, i tempi saranno più lunghi. Si parla di fine 2022 e sarà necessario scavare almeno 40.000 metri cubi di fanghi inquinati per permettere alle grandi navi di manovrare. E allora navi fuori dalla laguna, ma quando? C'erano delle soluzioni che avrebbero portato le grandi navi da crociera fuori della laguna a costi e tempi compatibili. Due progetti in particolare, il progetto Duferco e quello proposto dal gruppo di Tella, Boato, Giacomini, che prevedevano approdi fuori dalla bocca di Porto del Lido realizzabili rapidamente. Sono stati proposti ma non presi in considerazione. Forse erano troppo semplici da realizzare e soprattutto poco costosi per i nostri politici. Ora il rischio è che tra le lentezze burocratiche e le proposte del bando internazionale la soluzione per portare le navi fuori dalla laguna potrà richiedere tempi lunghissimi. Così gli approdi provvisori di Marghera potranno diventare la soluzione definitiva. Ecco, Amerigo Restucci, una sua opinione su questo, su questa scelta provvisoria che comporta comunque centinaia di milioni di euro. Ricordiamo sempre che i milioni di euro sembrano pochi, in realtà dobbiamo moltiplicare per 2.000, quindi 100 milioni di euro per 2.000, quanti migliaia di miliardi sarebbero quando i soldi, le lire, con 500 lire si mangiava una pizza, ora non ne bastano 10 euro. Prego, professore. No, insomma, la città ormai, credo, da un decennio dibatte su questo problema delle grandi navi. Ora, mi pare che sia assodato che quelle di stazza che superano la credibilità, le immagini, le foto di Reuters, quelle che ci avete fatto vedere nel servizio, allarmano non solo noi. A chi si muove oltre Venezia, quando va fuori, una delle domande è: perché permettete ancora che ci siano queste navi? I danni possono essere reparabili a uno dei luoghi più magici della storia, come la storia della città di Venezia. Per cui, insomma, io non entro troppo nel merito, ma insomma, se la soluzione di spostarle, di farle andare verso Marghera, se la cosa non intacca quella che è l'attività poi portuale, insomma, della sempre le attività economiche che caratterizzano il porto, insomma, potrebbe essere una soluzione, non è certo l'ideale, ma è un modo anche di spostare gli equilibri che investono. Ma non aggraviamo la situazione del drenaggio della laguna, per esempio? Ma certo che sì. Certo che sì. Sì? E quindi, diciamo, costi-benefici da quale parte pendono? Beh, insomma, si tratta di trovare un equilibrio tra le due scelte, insomma, sia quella dei costi delle operazioni. Questo le chiedo appunto: qual è l'equilibrio per sé, secondo lei? Allora, l'equilibrio dipende anche dalle volontà di chi porta avanti queste scelte, che poi si rimpallano da acqua cittadini. Acqua, laguna e laguna, canale, per cui al di là di quelle che possono essere la fede, la speranza, la carità, c'è un'altra cosa, che il mare fa i cavoli suoi se io lo intacco quelli che sono gli equilibri di una laguna. Certo, ma anche se lei dovesse scegliere, accetterebbe o no? Beh,
adesso, detta così sembra quasi... dedica la sua opinione, sì, prego. Sì, sì, in linea di massima anche accetterei, perché sono stufo di stare a sentire... Allora, facciamo un referendum. Prego, invece Scarpa, lei accetterebbe? Beh, allora, devo fare una precisazione, perché io sono uno dei tre che ha proposto dal 2017 l'uso del porto di Fusina. Cioè il porto traghetti di Fusina poteva essere già utilizzato nel 2017 per ospitare e per ormeggiare una buona parte di queste navi. Abbiamo calcolato delle navi che nel 2019 abbiamo calcolato sul 2019 poi almeno l'82% di quelle navi che arrivavano. Fusina è già più spostata verso la bocca, sì, di Malamocco. Sì, esatto. Certo. E perché all'epoca, nel 2017, dicevano che non c'era alternativa all'arrivo delle navi crocieristiche a Venezia se non attraverso il canale, l'entrata di Porto di Lido, il canale portuale, bacino di San Marco, il canale della Giudecca fino a Marittima. Non c'era alternativa a quella. Invece noi abbiamo osservato e presentato anche dei documenti, siamo riusciti ad arrivare anche a Roma a discuterlo col direttore del capo ripartizione del ministro Franceschini, per dimostrare che invece l'alternativa, il passaggio in bacino di San Marco a parità di condizioni era fattibile, era possibile ed era quello lì. Quindi lei è positivamente rivolto verso una... Fermo. Prego. Io parto dal presupposto che il Consiglio Comunale, il Consiglio Provinciale, il Consiglio Regionale e recentemente anche il Governo hanno dichiarato che le navi incompatibili con la laguna devono uscire. Oh, cioè, quindi, quanti anni ci hanno messo? Io ho visto, ho visto i ragazzini che adesso ormai sono nonni buttarsi in laguna e dire basta le grandi navi. No? Il Consiglio Comunale ha deciso abbiamo maturato un porto intermedio che forse poi ne faremo uno definitivo? Allora, il Consiglio Comunale nel 2011 ha dichiarato nel PAT, nel piano di assetto del territorio, che le navi incompatibili con la laguna dovessero uscire a trovare altra soluzione. E quel documento parla anche di soluzioni intermedie. Quel documento è stato approvato dalla provincia, è stato adottato dal comune, è stato approvato dalla provincia, dalla regione e poi è ritornato in consiglio comunale che l'ha approvato definitivamente. Quindi per me dal 2011 la soluzione è già, cioè, è già deciso. Si trattava soltanto di capire se c'era quella soluzione intermedia che evitasse di passare per il bacino di San Marco. E noi tre, eravamo in quattro, io e il collega, ero consigliere comunale all'epoca, io e il collega Serena, Andrea Gersic e Renato Dassier, abbiamo fatto questa proposta, questo studio, comprendendosi il fatto che secondo noi non era neanche possibile e non sarà possibile scavare il canale Vittorio Emanuele per fare arrivare le navi da dietro alla Marittima. E escludendo categoricamente la possibilità di realizzare quel canale nord, lato nord, di cui ha parlato anche il servizio e di cui tutti stanno parlando bene. In realtà quel progetto, è ora di dirlo, è un progetto presentato dall'autorità portuale di Venezia già nel 2015, mi pare, ed è fatto per navi tra le 140.000 e le 160.000 tonnellate, quindi più grandi ancora, almeno del 50% di quelle che sono autorizzate adesso, che l'autorizzazione arriva a 96.000. Quindi secondo noi Fusina doveva servire a questo e deve servire a questo, a dare una soluzione transitoria in attesa di costruire, realizzare, trovare la soluzione definitiva. E dimostrare che spendere altri 100 milioni, se va bene, per realizzare degli accosti
in canale nord e lato nord per navi molto più grandi di quelle che oggi già sono quelle che abbiamo visto incompatibili, era insomma evidente. Per cui io devo tenere coerentemente questa posizione. Il fatto che Fusina cominci ad essere usata, a mio avviso, è quella mediazione tra l'economia e le necessità di applicazione di una decisione già assunta, che inevitabilmente chi governa una città, chi governa un territorio deve assumere. Chiaramente non sarà la soluzione definitiva, non lo può essere, però al momento non comporta ulteriori scavi, non comporta ulteriori lavori, non comporta assolutamente nulla, se non il posizionamento di due boe fuori un po' dalle darsene, che consentano un ormeggio in sicurezza. È l'unica cosa che necessita, quindi la mia posizione è questa. Professore Dal Paus, a lei la parola sulla genialità di questo progetto. Ma io ho una certa difficoltà a formulare un giudizio su questa soluzione, perché vedo che si continua a ignorare quello che è da sempre si è detto intorno a questa questione delle grandi navi dentro alla laguna. Certamente è positivo che le grandi navi non passino più attraverso il bacino di San Marco, il canale della Giudecca, per arrivare alla Marittima. Ma lo spostamento dell'attracco di queste navi ancora dentro alla laguna, seppure sia pure entrando in laguna attraverso la bocca di Malamocco, presenta molti, molti problemi che non vedo citati, che non vedo nemmeno ricordati. Ci sono problemi ovviamente di sicurezza, sono stati brevemente citati nel servizio. È evidente che una grande nave che ha una sezione di carena di larghezza confrontabile con quella del canale in cui naviga, soggetta alle azioni del vento, potrebbe facilmente deviare dalla sua giusta traiettoria e finire addosso alle barene da una parte o ai bassi fondali dall'altra. Quindi è un problema di sicurezza che deve essere sicuramente considerato. Poi non vedo come riusciranno a conciliare la navigazione delle navi commerciali, esatto, con quella delle navi passeggeri, perché queste navi non potranno far parte di uno stesso convoglio. Ricordo poi che il canale navigabile di Malamocco è un canale percorribile a una sola via, quindi quando le navi entrano non escono navi, quando le navi escono non entrano navi. Questo deve essere chiaro. Detto questo, se la soluzione che perseguono è una soluzione provvisoria, delle persone serie che non vogliono prendere in giro l'opinione pubblica avrebbero dovuto dire o fissare un termine ultimo perentorio perché questa soluzione cessi. Solo così possiamo credere che questa possa essere una soluzione provvisoria. Se no, sarebbe la solita cosa da italioti, e cioè trasformare ciò che è provvisorio in definitivo, più definitivo del definitivo. Questo è il problema. Ma poi ancora permane una questione fondamentale, è un fatto culturale. Questa gente non ha ancora capito che Venezia e Laguna sono la stessa cosa. Se io parlo di Venezia e di salvaguardia di Venezia, intendo parlare di Laguna e di salvaguardia della Laguna, e viceversa. Ma è un concetto così difficile da capire? Allora, detto questo, hanno presentato questa soluzione di trasferimento degli approdi delle grandi navi
in zona Canale di Petroli e banchine varie che si trovano, siano quelle basse di Fusina o siano quelle alte. Quella del Canale Nord è una cosa perversa perché nasconde un disegno, secondo me, che è chiaro. Andare dal Canale Nord dopo aver scavato il canale di Torre Emanuele alla Marittima e quindi ridare vita a quanti sulla Marittima hanno lucrato attraverso l'attracco delle grandi navi passeggeri. Questa è la verità. Allora, se noi vogliamo salvaguardare la laguna, prima di fare gli attracchi a Fusina, prima di fare gli adeguamenti delle varie banchine e non ultima quella di questo canale nord, ahimè, bisognerebbe pensare che la presenza di queste navi aggraverà ulteriormente il disastro ambientale che la navigazione delle navi commerciali ha prodotto in questi 50 anni di esistenza del canale Malamocco-Marghera. I danni sono stati denunciati, non erano danni che qualche accademico così pervezzo voleva evidenziare, sono danni che la realtà sperimentale, le osservazioni batimetriche degli anni intercorsi tra il 1970 e oggi hanno dimostrato essere effettive. Quelle previsioni erano previsioni più che attendibili. Eppure, nonostante si fosse detto della necessità di neutralizzare dal punto di vista idrodinamico e morfodinamico la presenza del canale di Malamocco, niente si è fatto. E oggi noi parliamo di adeguamento degli attracchi, di spendere 150-160 milioni di euro per questa attività e del problema della interazione che sussiste pesantissima e grave fra canale di Petroli e laguna, nessuno parla. È una cosa vergognosa. O voi, voi che fate politica, vi rendete conto che è bene che finalmente in laguna, sotto i cieli della laguna, ritornino a governare i fatti tecnici persone competenti? Oppure, se così non la pensate, ditelo apertamente, perché qualsiasi soldo si butti nella difesa della laguna è un soldo buttato. Oltretutto, ho già dimostrato ripetutamente che cosa capiterà in un prossimo futuro. Un futuro lontanissimo, ma in un futuro che è vicino, è là, domani, con l'innalzamento del livello medio del mare che subiremo nei prossimi decenni, anche le navi passeggeri dovranno aspettare all'esterno della laguna, perché o vogliamo difendere Venezia, voi avete parlato della Basilica, Venezia dalle acque alte, e allora se vogliamo difendere Venezia dalle acque alte l'attività portuale deve essere interrotta, e non sarà interrotta per poche ore, sarà interrotta o potrebbe essere interrotta, come ho dimostrato con i calcoli, per giorni e giorni consecutivi. Quando hanno fatto quelle manovre a ottobre ci sono state 7-8 ore di chiusura e non si è potuto far entrare le navi verso Marghera, ed è successo il finimondo. Ma cosa succederà quando i giorni saranno 1, 2, 3, 5, 6, come ho dimostrato che potrebbe capitare in funzione dell'innalzamento del livello medio del mare che ci sarà? Allora, una soluzione interna pensata oggi è una soluzione che non ha prospettiva e che non ha futuro. È una soluzione che un ingegnere non persegue, perché non potrà essere ricompensata negli investimenti necessari da quello che produrrà. Oltretutto, poi, qui anche gli economisti, no, che parlano in modo meraviglioso del contributo all'economia veneziana che danno le navi, le grandi navi da crociera, questi qua fanno i loro conti, però si dimenticano sempre di dire: da una parte ci sono quei soldi,
che vanno in tasca ai lavoratori, io penso solo in minima parte, vanno in tasca ai soliti noti. E invece non si conta mai quanto valore perdiamo come conseguenza di questa utilizzazione perversa e malvagia della laguna, quanto valore perdiamo, certo, di laguna. Questo è il vero problema. Qui, certo, è un fatto culturale, gli ignoranti devono andare da altre parti, non possono stare a Venezia, perché chi sta a Venezia deve avere la capacità di una visione complessiva dei problemi. Sì, ma se i veneziani non contano... E deve farsi carico di aspettare soluzioni che siano in grado di affrontare tutti questi problemi. Grazie. E non... Grazie, ingegnere. Separare i problemi perché fa comodo così. Grazie. È uno schifo. Allora, grazie, ingegnere. Credo che siamo tutti d'accordo sulla gestione di Venezia, che non è adeguata all'ambiente, alla cultura, alle tradizioni veneziane. Passiamo un attimo in pubblicità, perché anche noi abbiamo bisogno di un po' di ossigeno. E poi torniamo, sì. E poi torniamo, perché certo, non finisce qua. Prego. Anche noi qualcosa sulle...